Tra uniformi distese di campi coltivati, vigneti e piccoli nuclei d'abitato, la bassa pianura friulana cela in sé un tesoro prezioso. Non protetto da ricchi paramenti e drappi di porpora, ma custodito dalla sua stessa sobrietà, specchio della semplicità del contesto rurale nel quale è immerso. È la chiesa di Sant'Andrea Apostolo in gris di Bicinicco, un gioiello di fede, devozione e arte incastonato nella terra di un popolo genuino, fiero e pio. Oggi la chiesa di Sant'Andrea Apostolo si trova al centro dell'abitato di Gris, nel punto in cui Via Nazionale si spalanca e la abbraccia con la sua quinta di case contadine tradizionali. È un luogo di culto dimesso, elemento identificativo dei poco più che 350 abitanti, per i quali è semplicemente e affettuosamente le Gleseute. Con le sue linee semplici e le dimensioni contenute, nulla lascia presagire al visitatore del suo interno, sorprendendolo in un inaspettato trionfo di colori e di spiritualità autentica. L'edificio attuale risale alla fine del 400 e sorge con tutta probabilità sul sito di un precedente luogo di culto. Di questa costruzione originaria non si conosce nulla se non che si trattava di una cappella, la Cappella de Grez, come viene definita in un documento del 1246, sottoposta alla vicina Pieve di Lavariano. Poiché proprio a questa pieve si deve il ripopolamento della pianura dopo le devastanti invasioni ungariche del X secolo, è plausibile che anche l'abitato di Gris sia stato fondato o rifondato nell'XI secolo, assieme e attorno alla sua cappella. Gli uomini e le donne che si recavano in preghiera in questo primitivo luogo di culto erano in gran parte servi della gleba sottomessi alle signorie feudali. Vivevano di una vita modesta e sacrificata, ulteriormente piegata da incendi, alluvioni, epidemie, carestie, scontri militari e scorrerie come quelle ottomane che devastarono il Friuli a fine 400. Dovette essere questo stato di pericolo costante ed estrema incertezza a spingere gli abitanti di Gris, negli ultimi anni del 400, a ricostruire la loro chiesa come unico luogo da cui trarre sicurezza e protezione, se non per la precaria vita terrena, almeno per la vita eterna. La fecero decorare con i toccanti affreschi che ancora oggi ammiriamo negli anni 20-30 del 500, quando fu possibile rimettere mano agli edifici dopo il violento terremoto del 1511 e in un periodo storico in cui, dopo decenni di guerre sanguinarie, in Friuli fu ristabilita la pace tra Impero Asburgico e Repubblica di Venezia, entro i cui confini venne compreso anche il territorio di Gris. Le pitture della chiesa di Sant'Andrea rappresentano una testimonianza unica ed eccezionale, poiché, a differenza dei soli lacerti conservati in altre chiesette friulane coeve, basti pensare alla vicinissima chiesa di San Marco a Cuccana, qui è possibile godere a pieno della bellezza originaria e comprenderne l'intero programma narrativo. 230 metri quadrati di affreschi che si dispiegano come una Biblia Pauperum, ovvero sia una traduzione in immagini dei testi sacri, a vantaggio di coloro i quali non avevano accesso alla parola scritta. In questo modo, e grazie al loro straordinario stato di conservazione, oggi la chiesa di Sant'Andrea Apostolo custodisce l'esempio più completo di disegno decorativo ciclico di una chiesa del primo Cinquecento, che meglio riesce a farci rivivere la spiritualità dei tempi lontani e si rivela essere una delle più belle chiese votive della regione. All'esterno si presenta nel suo sviluppo longitudinale con abside pentagonale e ingresso sormontato da un campanile a vela. Non si tratta, tuttavia, dell'accesso originario che si trovava lungo il lato destro, a breve distanza da due finestre che convogliavano la luce da sud. La costruzione della sacrestia nel 600, proprio in questo punto, portò a fare breccia nel muro di fondo per ricavare un nuovo accesso
e nella parete sinistra per ottenere una nuova finestra, danneggiando irrimediabilmente gli affreschi presenti in questi settori. Nel Novecento anche la seconda delle due finestre originarie fu defunzionalizzata per l'edificazione di una cappella feriale tra la sacrestia e l'abside. Ma ciò che più sorprende, affascina ed emoziona è senza dubbio l'interno. Varcata la soglia d'ingresso, il visitatore è inondato da un caleidoscopio di colori, figure, immagini, uomini e paesaggi. Le pareti dell'aula, del presbiterio e dell'arco trionfale sono infatti completamente decorate dalla narrazione della storia della salvezza, dalla creazione al giudizio universale. A ciascun segmento murario venne fatto corrispondere un racconto particolare per un totale di 72 scene. L'Antico Testamento sulla parete sinistra, il Nuovo Testamento e coppie di santi protettori sulla parete destra, l'Annunciazione, la Crocifissione, santi e sante nell'arco trionfale, gli Apostoli, Sant'Andrea, Cristo Risorto, gli Evangelisti, Giovanni Battista e i padri della Chiesa occidentale presso l'abside, il giudizio universale sulla controfacciata. Ogni riquadro è delimitato da una cornice con motivi decorativi, mentre lo zoccolo delle pareti è campito in finte specchiature marmoree. Comune alle scene è un paesaggio brullo e poco caratterizzato, dove la profondità dello spazio è suggerita da colline brune e verdastre, sporadici boschetti e un terreno sassoso che sembra alludere alle caratteristiche non troppo favorevoli delle campagne di Gris. Le ambientazioni interne sono indicate soltanto da un sintetico pavimento e un basso muretto, lasciando che lo sguardo si focalizzi sulle figure in primo piano. Non mancano inoltre elementi di contemporaneità, come il ritratto dei committenti, gli abiti cinquecenteschi di tutti i personaggi secondari, uomini armati e in turbante, a caratterizzare gli eserciti che avevano percorso la pianura friulana fino a pochi anni prima, e le iscrizioni in caratteri gotici talvolta alterate dalla desinenza veneta. Dal punto di vista stilistico, nonostante alcune pesanti linee di contorno e la riuscita talvolta insicura di prospettive e proporzioni, l'ideazione generale è armoniosa, calibrata la suddivisione in riquadri e robusta la tonalità del colore, che si è preservata in tutta la sua brillantezza, grazie al fatto che dal 1606 gli affreschi furono coperti da uno strato di calce. A finanziare l'opera furono il plevano di Lavariano Giovanni Battista da Parma e gli abitanti di Gris, plausibilmente nel triennio 28-31 del 1500, stando alle date indicate su due iscrizioni dipinte. Nonostante la povertà di sostanze non abbia permesso loro di rivolgersi ai grandi maestri a cui il Friuli diede i natali in quel periodo, quali Pellegrino da San Daniele, il Pordenone o Giovanni da Udine, non impedì di ricorrere ad artisti minori che con quei maestri erano venuti in contatto, perlomeno per via indiretta. Rammarica non riuscire a identificare l'artista o gli artisti che vi operarono e che, con buona probabilità, gravitavano attorno alla cerchia di Gaspare Negro, dal momento che sono molti i punti di contatto con la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castionse di Strada, da lui affrescata all'incirca negli stessi anni. Ma la maggior semplicità delle composizioni e la resa talvolta imperfetta delle figure portano a immaginare un artista più acerbo e a individuare nel figlio Arsenio un plausibile esecutore, insieme ad altri collaboratori. La narrazione della Biblia Pauperum inizia dalla parete sinistra con episodi cruciali dell'Antico Testamento. Le scene sono distribuite su 16 riquadri disposti su tre file. Il racconto riserva alla metà destra della parete gli episodi della creazione e dei progenitori, freccia rossa, e alla metà sinistra la storia di Noè, freccia blu. In entrambi i cicli narrativi, la lettura delle immagini prevede un andamento a serpentina dall'alto verso il basso,
da destra a sinistra e da sinistra a destra per file alterne. In questo modo alla creazione dell'universo seguono la creazione di Eva dalla costola di Adamo, la tentazione dei progenitori nel giardino dell'Eden e il lavoro dei progenitori, in cui compaiono delle rape bianche, indicative delle coltivazioni e della dieta friulana del Cinquecento, che nella preparazione della bruade persiste nell'uso di questo ortaggio ancora oggi. Al successivo riquadro, distrutto per l'apertura della finestra seicentesca, segue la scena dell'offerta di Caino e Abele, dei prodotti dell'agricoltura. La preferenza di Dio su Abele suscita l'invidia di Caino, che reagisce con l'omicidio di Abele, con cui si conclude questo ciclo narrativo. Il primo pannello della metà sinistra della parete fa da anello di congiunzione tra la storia di Caino e Abele e il ciclo di Noè per il tramite di Lamec, discendente di Caino e padre di Noè, che uccide Caino per errore. Inizia quindi il ciclo di Noè con l'angelo che gli preannuncia il diluvio e gli ordina di costruire l'arca, per la quale Noè si fa aiutare da un giovane, forse uno dei figli, apprestandola secondo le prescrizioni divine. Al diluvio l'artista di Gris dedica ben tre pannelli, con l'ingresso degli animali nell'arca, l'inondazione della terra e il progressivo ritiro delle acque con l'annuncio della fine del diluvio da parte di una colomba con ramoscello d'ulivo. Grazie a un tralcio di vite donatogli da un angelo, Noè diviene agricoltore, ma ignaro degli effetti del vino, si inebria e si addormenta nudo. Viene visto dai figli Sem, Yafet e Cam, e mentre i primi due si adoperano per coprirlo, Cam lo deride. Infine, Noè, venuto a conoscenza del comportamento dei figli, benedice Sem, come pure Yafet, che si incammina, e maledice la discendenza di Cam con le braccia al petto. L'estremità destra della parete è riservata a un riquadro votivo di dimensioni maggiori rispetto a quelli del ciclo biblico, nel quale è raffigurata la Madonna in trono con Gesù bambino, tra Papa San Gregorio Magno e San Cristoforo, all'interno di un'edicola. Un'iscrizione indica che l'immagine sia stata commissionata da Bernhard e da sua moglie nel 1529. 1529. Bernhard et la sua mujer han fatto far questa opera per sua divozione. A stento si riesce a trattenere l'emozione per il fatto di conoscere il nome di uno degli abitanti di Gris del primo Cinquecento, che sulla base di un'iscrizione presso l'abside andrebbe identificato con il Camararo, ovvero sia economo, ritratto in abito chiaro dietro al pievano nel riquadro dei committenti nella parete destra. A quest'ultima è riservato il racconto di episodi salienti del Nuovo Testamento, assieme a coppie di santi e al ritratto dei committenti. Come nella parete opposta, lo spazio pittorico è suddiviso in 16 riquadri, due dei quali fanno da cornice alla finestra e alla porta d'ingresso originarie. Anche qui la disposizione tematica delle scene è divisa nelle due metà della parete. A destra dell'osservatore gli episodi del Nuovo Testamento, a sinistra quattro coppie di santi e il ritratto dei committenti, con l'unica eccezione della Natività, che completa il ciclo dell'Incarnazione iniziato sull'arco trionfale con l'Annunciazione e pertanto collocata in prossimità di quest'ultima. Il racconto della vita di Gesù prosegue con due ulteriori episodi della sua infanzia: la presentazione di Gesù al Tempio e la fuga in Egitto, a cui seguono due momenti della vita adulta di Gesù: l'incontro con la Samaritana al pozzo e la risurrezione di Lazzaro. Ben quattro pannelli sono riservati alla passione di Gesù Cristo, che ha inizio con l'ultima cena, di dimensioni doppie rispetto agli altri riquadri.
Qui Cristo istituisce l'Eucarestia benedicendo il pane, mentre gli apostoli, ancora scossi dall'annuncio del tradimento, si confrontano fra loro con gesti eloquenti. L'unico a estraniarsi dal turbamento emotivo è Giuda, che esce dalla stanza. La tavola è imbandita con agnello, pane, vino rosso e gamberi di fiume. Questi ultimi estranei al racconto evangelico, ma talvolta presenti nella pittura 4-500esca di Friuli e Veneto. Si trattava di una pietanza pregiata per le comunità locali che, forse, testimonia anche di un tipico nutrimento quaresimale adottato anche dagli abitanti di Gris. Oltre a celare in sé un significato simbolico allusivo, forse, alla passione e risurrezione, perché dal suo colore brunito da crudo passa quello rossastro da cotto. Il racconto prosegue in Getsemani con il bacio di Giuda e la cattura di Cristo, la flagellazione e la salita al Calvario. Nella porzione sinistra della parete sono rappresentate quattro coppie di santi, identificati dalle iscrizioni sottostanti e dagli attributi rappresentativi della vicenda terrena di ciascuno. Si vedono quindi San Lorenzo e San Floriano, protettori contro incendi e disastri naturali, che facevano certamente e tristemente parte della vita degli abitanti di Gris dell'epoca. Così come pestilenze ed epidemie contro le quali si invocava la protezione di San Sebastiano e San Rocco. Per essere preservati dalle malattie si levavano preghiere a Sant'Antonio da Padova e San Gottardo, mentre a protezione dei poveri e degli indifesi si invocavano San Nicola di Bari e San Vito. Le raffigurazioni di questa parete si completano con il riquadro posto al di sopra dell'originaria porta d'ingresso, che ritrae i finanziatori degli affreschi a mani giunte in ginocchio verso l'altare. In ordine di importanza e da sinistra a destra si vedono il Pievano di Lavariano, Giovanni Battista da Parma, in abiti sacerdotali, il Cameraro, l'Economo, glabro dalla bionda capigliatura, in abito chiaro e con chiavi alla cinta da riconoscere nel Bernard, che commissionò anche l'affresco devozionale della parete sinistra, e un gruppo di cinque uomini. Il primo barbato e con berretta in mano, gli altri quattro barbati e glabri. L'iscrizione in latino recita: Presbiter Johannes Battista de Palmia et hominibus de Greis, 1531. All'arco trionfale furono riservati due grandi temi narrati su tre fasce orizzontali: il mistero dell'incarnazione di Cristo, riassunto negli episodi dell'Annunciazione e della Crocifissione, e il modo in cui l'incarnazione stessa è stata accolta nella storia della Chiesa attraverso le vite dei santi. In alto, nello spazio unitario al di sopra dell'apertura, si dispiega la crocifissione, con Cristo crocefisso al centro, trafitto al costato dalla lancia del soldato a cavallo. Ai lati, i due ladroni agonizzanti su dei tronchi ritorti e un soldato che brandisce un bastone per spezzare loro le gambe. A sinistra, il gruppo delle pie donne con San Giovanni sorregge Maria. A destra, soldati e uomini a cavallo osservano la scena. La drammaticità del momento coinvolge soprattutto la parte centrale e sinistra della composizione, mentre il drappello di cavalieri a destra si limita a guardare o additare Cristo. Sebbene la composizione sia organizzata secondo l'iconografia tradizionale, sono numerosi gli elementi propri del Friuli cinquecentesco, come il paesaggio retrostante, che si ispira all'anfiteatro alpino piuttosto che ad un paesaggio palestinese. Alcuni degli abiti femminili, le bardature dei cavalli, le armature dei soldati, gli abiti e gli accessori dei nobili a cavallo. In queste ultime figure maschili, in particolare, sembra che il pittore abbia voluto raffigurare i combattenti che irruppero in quegli anni nelle campagne friulane sotto diverse bandiere. Il registro sottostante ospita l'Annunciazione,
divisa a sinistra e a destra dall'arco con l'arcangelo Gabriele nunziante e Maria inginocchiata di fronte all'Eggio, investita da raggi luminosi e dallo Spirito Santo sotto forma di colomba. Alla base, due riquadri gemelli ospitano i santi guerrieri Michele Arcangelo, a sinistra, che trafigge il demonio sorreggendo la bilancia delle anime, e Giorgio, a destra, che trapassa il drago con la lancia. Ai santi è interamente riservata la superficie interna dell'arco, dove compaiono alla base dei piloni Sant'Antonio Abate con maialino ai piedi e un diacono martire, mentre nell'intradosso, conformemente alla tradizione iconografica paleocristiana della Chiesa aquileiese, si susseguono le sante Lucia, Agata, Barbara, Cecilia, Dorotea, Caterina d'Alessandria, Maria Maddalena e Apollonia. Come già emerso per la parete destra, se da un lato questa folla di santi e sante forniva innumerevoli esempi di vita cristiana, dall'altro formava una folta schiera di protettori da invocare in soccorso per ogni necessità dell'anima e del corpo. L'abside si mostra come un autentico trionfo di scene e di cromie, dove la maggiore qualità delle composizioni e delle figure suggerisce l'intervento di un artista più abile, a cui fu riservato lo spazio più solenne e importante della chiesa. Anche qui la narrazione è divisa su tre fasce orizzontali. In quella inferiore, un motivo a finte arcate incornicia la figura degli apostoli. Ogni lato del pentagono ne ospita due o tre, ad eccezione del segmento all'estrema destra, dove il pittore inserì delle finte lastre marmoree per campire lo spazio irregolare sottostante la finestra originaria. Nella fascia mediana, le cinque lunette della volta ospitano altrettanti episodi della vita del santo titolare, accompagnati da una didascalia dipinta in caratteri gotici. Sant'Andrea trasforma sette demoni in cani, dopo aver appreso che fuori dalla città di Nicea uccidevano i viandanti. Sant'Andrea resuscita un ragazzo ucciso dai sette demoni alla presenza del padre. In seguito viene condannato a morte dal proconsole Egea, del quale aveva guarito e convertito la moglie Massimilla. L'indice del proconsole, puntato in direzione destra, fa riferimento al tipo di morte che dovrà subire, raffigurata nella lunetta successiva, nella quale Sant'Andrea è legato alla croce decussata che da lui prende il nome. Ai lati, due aguzzini stanno ultimando di legargli i piedi sulle travi. L'ultima lunetta raffigura la tomba di Sant'Andrea, alla quale convergono due malati certi di ottenere guarigione. È interessante notare che l'elemento della finestra sia stato abilmente sfruttato dal pittore in funzione narrativa, trasformandola nella tomba del santo. Infine, le otto vele della volta ospitano gli evangelisti e i padri della Chiesa occidentale, tutti intorno alla figura dominante del Cristo risorto in posizione centrale. Entro la mandorla luminosa sorretta da due angeli, Cristo appare in piedi avvolto da un rosso mantello, reggendo il vessillo croce segnato. Alla sua destra e alla sua sinistra si trovano gli evangelisti San Marco e San Giovanni, identificati dal leone e dall'aquila, oltre che dal cartiglio iscritto. Ai loro piedi due coppie di angeli musicanti. Nelle vele speculari sono rappresentati San Luca e San Matteo, l'uno con il simbolo del bue, l'altro con l'angelo. Seguono le vele dedicate ai padri della Chiesa con le coppie di Sant'Agostino e San Gregorio e San Girolamo e Sant'Ambrogio, mentre in posizione speculare al Cristo risorto, San Giovanni Battista regge il cartiglio Ecce Agnus Dei. Al Cristo risorto dell'abside corrisponde il Cristo giudice del giudizio universale, che costituisce il tema dell'intera controfacciata. Sebbene mutilato dall'apertura della seicentesca porta d'ingresso e della finestra ad oculo, l'affresco trasmette ancora la sua forza espressiva.
L'iconografia segue lo schema tradizionale con Cristo al centro, assiso sul globo dell'universo, circondato da angeli con i simboli della passione e le trombe del giudizio. Sopra di lui schiere di angeli in preghiera assistono all'evento, mentre inginocchiati in preghiera a sinistra e a destra di Cristo, la Madonna e San Giovanni Battista intercedono per la salvezza. Sotto la Vergine alcuni angeli traggono dei redenti dal purgatorio, come da una grande cisterna, esortandoli «Venite, benedicti ad patris mei», errore per patrem meum. Diversamente, sotto il Battista, i dannati sono raffigurati nell'inferno, che ha l'aspetto di un paesaggio collinare dove i demoni infliggono loro vari supplizi. Chi viene impiccato, chi infilzato, chi immerso in un calderone bollente. Al centro Lucifero è raffigurato in aspetto bestiale e mostruoso, cornuto, con orecchie da maiale, zanne e zampe artigliate. Afferra e ghermisce alcuni dannati, ne defeca uno tra le fiamme. Il cartiglio alla sinistra di Cristo giudice dichiara «Ite maledicti in ignem eternum». Il visitatore, nell'attraversare la porta d'uscita tra redenti e dannati, certo non potrà non rigirarsi un'ultima volta affascinato, come a nutrire ancora l'animo della genuina vividezza di colori ed immagini, percorrendo con lo sguardo le bellezze di questo autentico gioiello di spiritualità che gli antichi abitanti di Gris vollero far esistere per nutrire la loro fede.